vicenda trae origine da una truffa patita da una signora anziana di circa 80 anni, la quale praticamente è stata ingannata da una sedicente nipote che l'ha contattata dicendole appunto che il figlio fosse stato protagonista di un incidente molto grave e che avesse ucciso uno dei due bambini di 3 anni. Per quanto possano essere diverse le modalità con cui vengono prospettate situazioni tragiche, di incidenti, reati in cui sono coinvolti i cari della vittima che viene contattata, il modus operandi dei truffatori, bene o male, è sempre lo stesso. Loro hanno un primo contatto grazie al quale riescono ad assimilare quelle poche informazioni utili affinché poi in un successivo contatto riescano a guadagnarsi la fiducia della vittima e a farle credere appunto che ci siano situazioni per le quali è necessario intervenire economicamente. Che mai e poi mai le forze dell'ordine contattano telefonicamente con messaggi piuttosto che via mail delle persone e che poi chiedono anche dei soldi per risolvere tempestivamente delle situazioni emergenziali. Questo non accadrà mai, quindi diffidate sempre dalle persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per falsi avvocati e per qualsiasi dubbio chiamate sempre il 112 e rivolgetevi alle forze dell'ordine.